Siamo qui con il senatore Stradiotto, che si è occupato per tantissimo tempo della Commissione Finanza, e visto la tematica di oggi del Telefisco 2013, vorremmo chiedergli una sua opinione sul ruolo del commercialista oggi raffrontato al sistema della fiscalità italiana. Ma il tema della fiscalità italiana dice tutto, ma intanto lo ringrazio dell'invito e della possibilità di essere qua oggi a parlare e ragionare con voi. Ho avuto gli ultimi 5 anni nella commissione sesta, quindi commissione finale del Senato e commissione bicamerale sul federalismo, quindi ho avuto modo di lavorare con la questione del fisco nel nostro paese. È per la questione delle norme fiscali, sono probabilmente eccessive per quanto riguarda il peso effettivamente del contribuente, e è molto complicata. Molto complicata perché spesso e volentieri siamo trovati con una legislazione che di fatto si sedimenta, quindi che cresce, si incrementa prima di tutto, e questo è probabilmente il nostro ultimo difficoltà. Io credo che voi commercialisti abbiate un compito fondamentale importante, innanzitutto per l'applicazione di queste regole, di queste norme, ma soprattutto per aiutarci a trovare delle soluzioni più semplici che permettano di essere passati da un mercato costa troppo e che è troppo complicato. Quindi quello che io credo alla vostra categoria è quella di avere un approccio di collaborazione con i legislatori al fine di riuscire a trovare soluzioni migliori, perché spesso e volentieri ho l'impressione che l'idea di rincorrere l'evasore ci ha portato ad essere eccessivamente cattivi, la parola, verso il contribuente onesto. Un sistema più a fianco della pubblica amministrazione, dell'imprenditore, del contribuente, più a fianco all'imprenditore e contribuente e meno burocrate in sostanza. Ma credo proprio di sì, nel senso che voi credo la viviate ogni giorno e tutti i giorni. Io mi sto accorgendo che sono due Italie, tre Italie, per discutere questione nord-sud, proprio nell'applicazione delle norme. Spesso e volentieri mi è capitato l'altro giorno di essere in e visto che in quel caso la privacy non esiste, cioè c'erano le udienze, tutto aperto, si parlava di tutto, di qualsiasi cosa, senza nessun tipo di problema, quando poi per un'azienda non firmare il modulo della privacy può diventare un problema incredibile, cioè queste sono cose che non possono essere in un paese normale. E quello che chiedo a voi è di aiutarci a capire insieme e a trasmettere insieme la necessità che questo paese diventi normale, che non è il lavoro dei delinquenti, noi dobbiamo far diventare pazzi, sì, nel senso che tutti quanti puoi essere soggetti a delle regole a volte assurde che ti impediscono di poter lavorare. Il vero problema del paese è sicuramente quello di andare a ricerca dell'evasione fiscale, ma prima di tutto bisogna che il paese riparta. Se questo paese non riparta, viene bloccato da un necessario lavoro. La ringrazio. Grazie.